tutto pronto per Perenzoni. E allora si va, inizia adesso. In questo momento è Martin il centravanti, cross dentro l'area di rigore, lungo per Urtig, la palla resta comunque lì. Urtig scarico, Bonfantini trova l'angolo giusto e dopo 5 minuti porta in vantaggio la Juve con il primo gol in campionato. Agnese Bonfantini, l'ex Roma, segna contro la Lazio. Una buona conclusione. Insiste la Juve, insiste Bonfantini, dribbling, prova a mettere dentro, Urtig controllo, Urtig dribbling, Urtig, che gol di Urtig, il primo anche per lei in questo campionato, è bellissimo. Tutto parte dalla giocata di Bonfantini, ma bellissimo il controllo di Urtig, fa sedere. Ancora Juve, Bonanzea. Non riesce a sfondare, Zamanian ci prova lei, dà un occhio alla porta, Zamanian, palo! Altro passo di Bonfantini, palla centrale per Zamanian, si presenta sulla tre quarti, allargo da Bonanzea, dribbling, rientro e conclusione, Natalucci, bravissima! Nilden, Urtig a posto, è già lì dentro l'area di rigore. Rosucci va da Bonanzea, la lasciano girare, Bonanzea sempre su quell'angolo, arriva Rosucci. Zamanian con Gianmarino che prova a starle dietro, Zamanian, poi Nilden, cross e lì c'è Girelli che si coordina. Bonfantini che risposta da parte di Natalucci. E anche Nilden, Boattin viene dentro lei. Girelli, no look, che giocata! E che gol della Juve con le due nuove entrate. Girelli per Boattin e 3-0 per la Juve. Bellissima la giocata di Girelli. Caruso da Nilden. Arriva il cross verso Girelli, diventa buono il pallone per Bonfantini che trova addirittura la doppietta. Agnese Bonfantini fa 4-0 per la Juve. Per la Juventus ha segnato il numero 22 Agnese Bonfantini. Controllo, conclusione. Ma la Juve è uscita bene da entrambe le circostanze, con lo stesso punteggio peraltro. Girelli in area di rigore, palla al centro per Nilden, adesso si diverte la Juve, 5-0, partecipa alla festa anche Nilden, anche per lei, primo gol in campionato, ma la Lazio non c'è più. Rientra al fuorigioco Zamanian, fuorigioco che arriva adesso, sono scaduti però anche i due minuti di recupero e con estrema puntualità Perenzoni dice che basta così, tutto facile per la Juventus che vince 5-0 sulla Lazio.